Non credo sia tu l'erede di Serpe Verde, Harry, a differenza di altra gente. Buongiorno, Ron. La prima lezione è trasfigurazione, vero? Sì, al primo piano. Ci vediamo lì. Ah, Potter, non è successo niente di interessante la notte scorsa? Buongiorno. Oggi impareremo l'incantesimo di trasfigurazione, noto come Aviforce. Questo incantesimo vi permetterà di trasformare piccoli oggetti, come le parti di questa statua, in uccelli. Ecco come si lancia. Aviforce! Ora vedrete che nel muro si è aperto un cunicolo, al di là del quale si trova la sfida Aviforce. Potter, fatti avanti, per favore. Certo, professoressa. Il libro dell'incantesimo Aviforce si trova dall'altra parte di questo cunicolo. Trovalo e l'incantesimo sarà tuo. Poi dovrai tornare qui in aula. Sì, professoressa. Adesso vai.
Gravity Force! Ottimo lavoro, Potter! 40 punti a Grifondoro! Per oggi è tutto! La lezione è terminata! Complimenti, Harry! Sei stato bravissimo! Oh, in bocca al lupo per la partita di Quidditch! Partita di Quidditch? Sì, contro Tasso Rosso, ricordi? Coraggio, andiamo allo stadio! Non puoi arrivare in ritardo alla prima partita della stagione! Ah!
Su, Harry, devi far vedere a Tasso Rosso. Benvenuti allo stadio di Quidditch per assistere a una partita che sicuramente non vi deluderà. Tasso Rosso contro Grifondoro. Tasso Rosso ha la formazione più forte degli ultimi anni, mentre Grifondoro si affiderà all'abilità del suo cercatore, Harry Potter. Un contrasto durissimo, i due giocatori sono quasi stati spazzati via dai propri manici di scopa. Grande presa da parte di Tasso Rosso. Il cercatore di Tasso Rosso è parecchio indietro. Spingendo al tiro, Grifondoro segnando. Grifondoro si porta in vantaggio. Oggi stiamo vedendo delle prese fantastiche. Potter continua ad andare a sbattere. Il cercatore di Tasso Rosso vola sempre più in vantaggio. Eccomi! Ho sentito l'urto fin qui. Una collisione violentissima fra i due giocatori. Una collisione violentissima fra i due giocatori. Potter è in lieve vantaggio. In maniera eccezionale. Ottima accelerazione del cercatore di Carbonero. Grande presa da parte di Tasso Rosso. Potter si porta in vantaggio. Hai un contrasto violentissimo. Oggi stiamo vedendo degli ottimi passaggi. Ho sentito l'urto fin qui. Visione violentissima fra i due giocatori. Ha vinto Grifondoro! I Tasso Rosso saranno affranti dopo questa prestazione. Ottima prestazione, Harry. Sarai stanchissimo, immagino. Beh, io vado a dormire. Ecco che viene calcolato il totale dei punti delle case. Serpe Verde. Corvo Nero. Tasso Rosso. Grifondoro. Aloce Grifondoro. Non ci crederai mai, Harry. Hermione vuole incontrarti nel bagno delle ragazze al secondo piano. Dice di avere un piano per scoprire chi è l'erede di Serpeverde. Davvero? Sì, adesso sbrigati, il bagno delle ragazze al secondo piano. Ma non è infestato da un fantasma?
sei stato? Devo essermelo immaginato. Hermione? Questo è un bagno per ragazze. Lui non è una ragazza. No, scusa, Mirtilla. Volevo solo fargli vedere come è carino qui. Vorrei che la gente la smettesse di disturbare la mia quiete. Ho anch'io dei sentimenti, sapete? Anche se sono morta. Dimmi, Hermione, che piano hai in mente? Dobbiamo scoprire l'erede di Serpe Verde per capire chi vuole eliminare da Hogwarts tutti i figli della gente comune. Beh, non sono io, spero. Credi che possa essere Draco? Beh, se così fosse, come possiamo dimostrarlo? Uno di noi dovrebbe fare a Malfoy qualche domanda, senza che lui sappia che siamo noi. È quello che avevo in mente, per questo ho preparato una pozione polisucco. Cos'è la pozione polisucco? È una pozione che ti trasforma in qualcun altro. Uno di noi potrebbe diventare un serpe verde, così probabilmente Malfoy vuoterebbe il sacco. Sono riuscita a strappare un capello di Goyle durante la lezione di trasfigurazione e l'ho mescolato qui dentro. Basta un sorso, Harry, e diventerà identico a Goyle. Bene. Devi trovare Malfoy. Di solito si aggira per i sotterranei a quest'ora di notte. Sono sicuro che c'è qualcuno nascosto qui intorno. Ah, Goyle, sapevi che Draco ti sta cercando? Sai, Goyle, è strano che la Gazzetta del Profeta non parli di ciò che sta succedendo qui. Immagino che Silente stia cercando di mettere tutto a tacere. Se la cosa non finisce presto, gli daranno il ben servito. Mio padre dice sempre che Silente è la peggior disgrazia che sia mai capitata a Hogwarts. Adora i figli della gente comune.
Un preside decente non avrebbe mai ammesso quella mezzosangue della Granger. Quanto a San Potter, l'amico dei mezzosangue, è un altro che non ha una vera sensibilità da mago. E la gente pensa che sia lui l'erede di Serpeverde. Quanto mi piacerebbe sapere chi è. Potrei dargli una mano. Ma tu avrai sicuramente un'idea di chi c'è dietro a tutto questo. Lo sai che non ce l'ho, Goyle. Quante volte te lo devo ripetere? Una cosa però la so. L'ultima volta che la Camera dei Segreti è stata aperta è morta una mezzosangue. Perciò scommetto che è solo una questione di tempo. Spero che questa volta tocchi alla Granger. Beh, Draco, adesso devo andare. Dove? In infermeria, sì, in infermeria. Ho un terribile mal di stomaco e ho bisogno di qualcosa per curarmi. Vai pure, Goyle, prima che quel pancione ti esploda. Devo uscire di qui immediatamente. Beh, non è lui. Malfoy non è l'erede di Serpeverde. Oh, ma deve essere lui. Chi altri potrebbe essere? Non lo so, ma deve essere qualcuno che si trovava qui a Hogwarts 50 anni fa, l'ultima volta che la camera è stata aperta. Bravo, Harry, ottimo lavoro. Ci vediamo domani mattina. Notte, Harry. Prima lezione di oggi. Incantesimi con Vitius. Ci vediamo al secondo piano. Ginny si sta comportando in modo strano ultimamente. Tienila d'occhio, intesi, Harry?
Buongiorno ragazzi, nel corso della lezione di oggi impareremo come lanciare un incantesimo che viene giustamente definito Fiamme di Campanula. Il nome esatto di questo incantesimo è Incendio. Ora vedrete che nel muro si è aperto un cunicolo, al di là del quale si trova la sfida Incendio. Potter, ti dispiacerebbe farti avanti, per favore? Il libro dell'incantesimo incendio si trova dall'altra parte del cunicolo. Quando sarai riuscito a prenderlo, l'incantesimo sarà tuo. Dovrai quindi tornare qui in aula. Hai capito, Potter? Certo, professore. Molto bene. Allora adesso vai!
Il libro dell'incantesimo incendio. Lipendo. Incendio. Incendio. Incendio! 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 Lipendo! Incendio! Lipendo! Incendio! Incendio!
incendio! Flipendo! Eccellente, Potter! 40 punti a Grifondoro! Per oggi è tutto, la lezione è terminata! Ehi, Harry, non dimenticarti che ti aspetta l'incontro di Quidditch contro Corvo Nero. Forza, andiamo allo stadio! Forza, Harry! Fai vedere a quei Corvo Nero come si gioca a Quidditch! Ciao a tutti! Vi do il benvenuto al prossimo incontro della stagione! Corvo Nero contro Gryffondor! Siamo tutti convinti che questo incontro ci riserverà delle fantastiche emozioni. Oggi stiamo vedendo delle prese fantastiche. Ho sentito l'urto fin qui. Davvero ottime le prese delle due squadre sulla pluma. Il cercatore di Corvo Nero è così indietro che un recupero sembra molto difficile. Un contrasto durissimo, i due giocatori sono quasi stati spazzati via dai propri manici di scopo. Buona accelerazione del giocatore di Corvo Nero. Ho sentito l'urto fin qui. Eccomi. Una collisione violentissima tra i due giocatori. Oggi stiamo vedendo delle prese fantastiche! Ottima la tecnica di volo del cercatore di Grifondor! Hai un contrasto violentissimo! La pluffa viene presa da Bella! Sarai più fortunato la prossima volta! Ora il cercatore di Corvo Nero si trova in leggero vantaggio! Il giocatore di Corvo Nero si porta in vantaggio. Le due squadre sono in parità.
oggi stiamo vedendo delle prese fantastiche. Sarai più fortunato la prossima volta. Davvero ottimi le prese delle tue spalle sulla punta. Una collisione violentissima fra i due giocatori. Potter è veloce come un fulmine. Arrivando. Oh. Bella presa del cacciatore di Gryffondor. Una collisione violentissima fra i due giocatori. Vedendo che Potter è genere. Semplicemente fantastico! Una sola generazione e quanto dovrebbe riuscire a far suo il vaccino! Luffa a Johnson! Il vaccino è vicino! Potter dovrebbe accelerare! Un bolide ha colpito il cercatore di carbonere! Bel prova di... E segna! Gryffondor ha il vantaggio! Gryffondor ha vinto l'incontro! I Carbonero saranno affranti dopo questa prestazione. Che partita! Quei Corvonero erano completamente frastornati. Non so tu, ma io solo a fare il tifo mi sono stancato moltissimo. Vado a dormire. Ecco che viene calcolato il totale dei punti delle case. Serpe verde. Corvo nero. Passo rosso. Gryffondoro. Al comando c'è Gryffondor. Ehi, Harry, che ne pensi di questo? Sembra un vecchio diario, appartenuto a T.O. Riddle. Aspetta, io questo nome lo conosco. 50 anni fa T.O. Riddle ebbe un premio per servigi speciali resi alla scuola. Gazza mi ha fatto pulire la sua targa 50 volte quando ero in castigo. Beh, chiunque fosse non c'è scritto niente, è completamente bianco. Mi chiedo perché qualcuno abbia voluto liberarsene. Strano. Quella sera Harry andò a letto prima degli altri compagni di stanza perché voleva esaminare il diario di Riddle. Si sedette sul letto a baldacchino e sfogliò velocemente le pagine bianche finché... Salve, Harry Potter. Io mi chiamo Tom Riddle. Sono a Hogwarts e stanno accadendo cose orribili. Sai niente della Camera dei Segreti? Certo che so della Camera dei Segreti. Quando frequentavo il quinto anno, la camera venne aperta e il mostro uccise una ragazza. Io presi la persona che aveva aperto la camera e questa fu espulsa. Posso fartelo vedere, se vuoi. Posso portarti dentro al mio ricordo della notte in cui presi il colpevole. Va bene. Harry rimase ipnotizzato dai ricordi che Tom Riddle gli mostrava.
Buonasera, Hagrid. Cosa ci fai qua giù, Tom? È finita. Non penso che tu volessi uccidere nessuno, ma i mostri non possono diventare animali domestici. Dovresti saperlo. Non ha ammazzato nessuno. Coraggio. Il minimo che Hogwarts possa fare è assicurarsi che la cosa che ha ucciso quella ragazza sia fatta fuori. Non è stato lui, non è capace. Non lo farebbe mai. No! È stato Hagrid, Ron. Hagrid ha aperto la Camera dei Segreti 50 anni fa. Vai a dirlo a Hermione. Io andrò a trovare Hagrid. Brutta faccenda, Hagrid. Davvero una brutta faccenda. È passato ogni limite. In qualità di presidente dei consiglieri della scuola, sono costretto a intervenire e a mandarti via. Via? Via dove? Non nella prigione dei maghi? Non ad Azkaban? Temo di sì. Una cosa molto spiacevole, Silente. Da questo momento lei è sospeso dal ruolo di preside di Hogwarts. Se i consiglieri vogliono la mia rimozione, Lucius, naturalmente mi farò da parte. No! In ogni caso, lei si accorgerà che io avrò veramente lasciato la scuola solo quando nessuno mi sarà più fedele. E si accorgerà anche che a Hogwarts chi chiede aiuto lo trova sempre. Certo, se qualcuno avesse voglia di scoprire qualcosa, allora dovrebbe seguire i ragni. Questo lo porterà sulla pista giusta. Questa è la chiave di tutto. Non ho altro da dire. Adesso muoviti, Hagrid. Non vorrai mica far aspettare i dissennatori, vero? Va bene, vengo. Incendio!
e Hagrid? Non esattamente, ma sono un amico di Hagrid. Hagrid non ha mai mandato esseri umani nella nostra tana. Hagrid è nei guai, è per questo che sono qui. Nei guai? A scuola pensano che Hagrid abbia organizzato un qualcosa contro gli studenti. Lo hanno portato ad Azkaban. Ma questo è successo tanti anni fa. Tutti credevano che fossi io il mostro che viveva nella Camera dei Segreti. Pensavano che Hagrid avesse aperto la camera e mi avesse liberato. È questo il motivo per cui fu espulso. Ma allora tu non vieni dalla Camera dei Segreti? No. Io vengo da una terra lontana e Hagrid si è preso cura di me. La ragazza uccisa 50 anni fa fu trovata in un bagno. Io non ho mai visto niente del castello tranne la credenza dove sono cresciuto. Se non sei stato tu a uccidere la ragazza, allora che cosa l'ha uccisa? Noi non ne parliamo. Beh, allora io vado. Te ne vai? Non credo proprio. Ma... Non posso negare ai miei figli un po' di carne fresca. Thank you.
io! Oh, ho dormito troppo! Oh no, la partita di Quidditch! Devo andare allo stadio di Quidditch. Dovresti essere allo stadio di Quidditch, Potter. Sbrigati, Grifondoro conta su di te. Ciao Harry, oggi c'è la grande sfida contro Serpeverde. Sono felice che sia tu ad andare in campo. Dopo quello che abbiamo scoperto la notte scorsa, io non ce la farei proprio. Neanch'io! Non possiamo dire a nessuno del diario. E non voglio essere io a rivelare perché Hagrid fu espulso 50 anni fa. E poi c'è... Uccidere adesso. Fare a pezzi. Squartare. La voce! L'ho appena sentita di nuovo. Voi no? Harry, credo proprio di aver capito una cosa. Devo andare in biblioteca. Chissà cosa ha capito. Più di quanto ho capito io. Ma perché è dovuta andare in biblioteca? Perché Hermione è fatta così. Nel dubbio, va in biblioteca. Adesso, Harry, ti conviene darti una mossa. La partita. Ciao a tutti e benvenuti allo stadio di Quidditch di Hogwarts per l'ultimo incontro di quest'anno, Grifondoro contro Serpeverde.
Sulla carta, il Serpeverde sembra la squadra più forte, ma Grifondoro ha tutte le carte in regola per vincere. Ma poi è così indietro che un recupero sembra molto difficile. Una collisione violentissima fra i due giocatori. Sto arrivando, spregiato. Ora Malfoy si trova in leggero vantaggio. Una collisione violentissima fra i due giocatori. Guardate come vola. Con immenso piacere che consegno la Coppa del Quidditch a Grifondoro. Harry, sei stato grande! Peccato che Hermione non sia potuta venire. Cosa? Hermione non era alla partita? No, non l'ho più vista da quando è corsa via stamattina. Non so, magari è rimasta incastrata in un libro da qualche parte. Ok, adesso sono stanco. Vado a dormire. Ecco che viene calcolato il totale dei punti delle case. Serpeverde. Corvo Nero. Passo Rosso. Grifondoro. Al comando c'è Grifondoro.
sei stato, Ron? Sono stato nell'ufficio della McGranit, subito dopo in infermeria. Cosa? La McGranit mi ha detto che Ginny è scomparsa. Non la trovano da nessuna parte. Oh no! Non è ancora finita. Hermione, l'hanno aggredita. È stata pietrificata. Eh? L'hanno trovata come Nick quasi senza testa, fuori dal bagno di Mirtilla, rigida come marmo. La McGranit mi ha detto che stavano facendo il possibile per ritrovare Ginny. Così sono andato in infermeria da Hermione. Stringeva in mano questo pezzo di carta, una pagina strappata da un libro della biblioteca. Ecco di cosa si stava occupando prima di essere aggredita. Di cosa parla quella pagina? Parla dei basilischi. Sono serpenti giganteschi che vivono centinaia di anni. Sembra che siano in grado di uccidere una persona solo con lo sguardo. Nient'altro? Sì, i ragni li temono. Quando si avvicina un basilisco scappano. E c'è un'altra cosa, Hermione aveva scritto sulla pagina la parola tubazioni. Tubazioni? Tubazioni, tutto qui, tubazioni. Ron, ci sono! Questa è la soluzione! Il mostro della Camera dei Segreti è un basilisco, un serpente gigante. Ecco perché sentivo quella voce, che nessun altro udiva. Perché capisco il serpentese. Harry, credi che Ginny possa essere nella Camera dei Segreti con quel dannato serpentone? La McGranit ha detto che avrebbero setacciato tutto il castello. Ma nessuno sa dove sia la camera. Dobbiamo trovarla. Bene, quello che dobbiamo capire è come faccia il basilisco a spostarsi. Un serpente gigante! Sicuramente qualcuno l'avrebbe visto. Tubazioni! Tubazioni, Ron! Ha usato l'impianto idraulico! La sua voce, io l'ho sentita dentro i muri! L'ingresso alla Camera dei Segreti! E se fosse in un bagno? Se fosse nel... Nel bagno di Mirtilla Malcontenta! Va bene, adesso cosa facciamo? Il posto è pieno di prefetti che cercano Ginny. Vado avanti io. Tu raggiungimi nel bagno di Mirtilla al secondo piano. Chiederti come sei morta. Oh, è stato orribile. È successo proprio qui dentro. Mi ero nascosta perché Olive Hornby mi stava prendendo in giro per via degli occhiali. Stavo piangendo quando ho sentito qualcuno entrare. Era un ragazzo e iniziò a parlare un'altra lingua. Uscì per dirgli di andare nel bagno dei maschi e subito dopo sono morta. Ma in che modo? Solo di aver visto due immensi occhi. Dove esattamente hai visto gli occhi? Da quella parte, vicino ai lavandini. Harry, di qualcosa, qualcosa in serpentese. Ma... Coraggio, Harry. E va bene. Apriti. In serpentese. Devo andare laggiù. Oh!
Non si sveglierà. È ancora viva, ma per poco. Tom? Tom Riddle? Devi aiutarmi, Tom. Dobbiamo portarla fuori di qui. C'è un basilisco. Potrebbe arrivare da un momento all'altro. Il basilisco non verrà a meno che non lo si chiami. Lascia che ti spieghi la vera ragione per cui Ginny è in questo stato. Ha scritto nel diario, nel mio diario, per mesi. Mi sono alimentato delle sue paure più profonde che mi hanno reso sempre più forte. Così forte da cominciare a riversare un po' della mia anima nella sua. Cosa vuoi dire? Ginny ha aperto la camera dei segreti. Ha scritto messaggi minacciosi sulle pareti e ha izzato il serpente di Serpeverde contro il Mezzosangue e contro Nick. No! E invece sì, Ginny mi ha raccontato tutto di te. Per questo ho deciso di mostrarti come ho catturato Hagrid, per conquistarmi la tua fiducia. Tu hai incastrato Hagrid? Sì, ma tu, Harry Potter, come sei riuscito a sconfiggere il più grande mago di tutti i tempi? Perché lo vuoi sapere? Non l'hai ancora capito. Sono io, Lord Voldemort, il più grande stregone di tutti i tempi. Spiacente di deluderti, ma il più grande mago al mondo è Albus Silente. È bastato il ricordo di me a cacciare Silente da Hogwarts. Non credere che se ne sia andato via. Al lavoro, Harry, voglio darti una piccola lezione. Misuriamo i poteri di Lord Voldemort, erede di Salazar Serpeverde, e quelli del famoso Harry Potter. Oh!
Harry, volevo dirtelo. Sono stata io, Harry, ma ti giuro che non volevo. È stato Riddle. Non ti preoccupare, Riddle è finito. Vieni, Ginny, usciamo di qui. Harry raccontò loro ogni cosa. Per circa un quarto d'ora parlò, circondato da un silenzio assorto. Raccontò loro della voce incorporea. Di come alla fine Hermione avesse capito che si trattava della voce di un basilisco nelle tubazioni. Di come lui e Ron, ascoltando il consiglio di Hagrid, avessero seguito i ragni nella foresta. Raccontò di Aragog, che gli aveva detto dove era morta l'ultima vittima del basilisco 50 anni prima. Di come lui aveva indovinato che la vittima era Mirtilla Malcontenta e che l'ingresso alla tana del basilisco, la Camera dei Segreti, avrebbe potuto essere nel suo bagno. Ma come avete fatto a venirne fuori tutti vivi? Il segreto sta tutto nella lealtà e nell'amicizia. E nel coraggio, Harry. Non dimenticartelo. Sì, anche nel coraggio. Il professor Silente spiegò come 50 anni prima Voldemort, allora nei panni del sedicenne Tom Riddle, avesse incantato il proprio diario e come quel diario si fosse impossessato di Ginny. Perché era stato proprio Lucius Malfoy a far sì che il diario di Tom Riddle finisse nelle mani della povera Ginny. Per quanto riguarda Harry, beh, ancora una volta aveva dimostrato di essere il bambino sopravvissuto. Come ti senti? Molto meglio, grazie. Sono davvero delusa. Con tutto quello che è successo, la professoressa McGranitt ha annullato gli esami di quest'anno. Non vedevo l'ora di iniziare a ripassare. Come puoi vedere, Harry, Hermione è completamente guarita. Ad ogni modo, lo sapevate che sta per essere assegnata la Coppa delle Case, la presentazione nella Sala Grande. Sì, speriamo di avere abbastanza punti da battere Serpeverde. Vorrei proprio vedere la faccia di Malfoy se vincessimo per il secondo anno di fila. Beh, quando sei pronto, Harry, possiamo entrare. Siamo giunti al termine di un altro anno ricco di avvenimenti qui a Hogwarts. E così, per le innumerevoli imprese compiute e per la dedizione dimostrata verso la scuola, è con immenso piacere che consegno la Coppa delle Case a Gryffondor.